Manca solo la ratifica che arriverà nella riunione di giunta regionale la prossima settimana per lo stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticità relative agli allagamenti cui è sempre più spesso esposta la strada statale 650 Trignina in prossimità dello svincolo di Lentella in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato nel corso della riunione del tavolo tecnico al quale hanno preso parte, tra gli altri, gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro, il vicepresidente della provincia di Chieti Antonio Tamburrino, il sindaco di Lentella Carlo Moro e il viceprefetto di Chieti Domenica Calabrese. Per realizzare i lavori occorre una cifra complessiva vicina ai 600.000 euro. Risorse che l'ANAS si è già impegnata a garantire almeno per la metà, ma è probabile che riesca ad arrivare alla copertura totale. Il presidente della regione D'Alfonso ha indicato questo intervento come prioritario al fine di impedire per il futuro gravi disagi alla circolazione veicolare ed alle attività produttive di quella zona. Il passaggio successivo, ha proseguito il presidente, dovrà essere quello di stipulare una convenzione tra Regione, ANAS e Comune di Lentella, nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera. Dettagli che potrebbero essere definiti già nel prossimo incontro, programmato per inizio novembre, in cui si verificherà anche la tempistica per indire la gara d'appalto.